Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati di nuovo in nostra compagnia in diretta in questa domenica mattina per vivere assieme una giornata importante per il presente, per il futuro, ovvero la giornata che vedrà, che ha visto, possiamo dirlo, le prime vaccinazioni contro il coronavirus in Italia, in Europa, in Friuli Venezia Giulia. All'ospedale Spallanzani di Roma troviamo la notizia in questo momento in primo piano, appunto sull'agenzia ANSA. Sono già stati vaccinati questa mattina i primi tre italiani. Ecco qua la notizia in primo piano. Dovremmo avere anche le immagini proprio delle prime vaccinazioni allo Spallanzani di Roma avvenute in un silenzio quasi irreale. Vediamo se riusciamo a trovare le immagini appunto di queste prime vaccinazioni allo Spallanzani, vaccinazioni che in questo momento sono in corso anche nella nostra regione, nella sede della Protezione Civile. Poi vi mostreremo anche queste immagini mentre appunto stiamo vedendo proprio le operazioni di vaccinazione di tre persone allo Spallanzani di Roma questa mattina. Non ci sono quelli che in gergo vengono chiamati i rumori di fondo, proprio perché tutto si è svolto in rigoroso silenzio, perché sono molto particolari anche le operazioni di vaccinazione. Ecco qua, vediamo appunto il primo vaccino contro il coronavirus. Il ministro Speranza questa mattina ha detto: questo vaccino è la strada che serve per chiudere una stagione difficile. È una giornata che aspettavamo da tempo. Arriva la luce, ha detto ancora il ministro della Salute Roberto Speranza, ma bisogna resistere ancora alcuni mesi. Non è finita, serve sempre il rispetto delle regole. Queste le parole del ministro Speranza. E poi ancora anche il commissario Domenico Arcuri, che ha appunto assistito alle vaccinazioni allo Spallanzani, ha detto: oggi è una giornata emozionante in tutti i paesi dell'Unione Europea. Parte la campagna vaccinale, la strada è ancora lunga, ci vuole appunto cautela e prudenza. Queste le parole di Arcuri. In Italia sono arrivate per questa prima fase, per questo primo giorno di vaccinazioni, 9.750 dosi di vaccino della Pfizer BioNTech, che sono state consegnate appunto a tutti i paesi europei per la giornata di oggi. Poi da domani, dal 28 dicembre, inizierà una fornitura più importante di vaccini, 470.000 dosi ogni settimana. Vaccini che sono arrivati a Roma e poi da Roma sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Al Friuli Venezia Giulia sono state assegnate per questa prima giornata di vaccinazione 256 dosi, 256 gli operatori sanitari che verranno vaccinati questa mattina nella sede della Protezione Civile di Palmanova, dove attorno alle 8 sono arrivati i vaccini. Ecco le immagini che ci raccontano appunto l'arrivo di un carico importante, di un carico prezioso scortato dalle forze dell'ordine. Vediamo in questo caso appunto i carabinieri all'ingresso della sede della Protezione Civile di Palmanova, dove proprio in questo momento sono in corso le prime vaccinazioni. Tra poco vi mostreremo appunto anche le immagini di questa procedura che è in corso nella sala della Protezione Civile, nella sala principale della Protezione Civile, dove generalmente avvengono le riunioni per la gestione delle emergenze. E qui invece
invece vediamo appunto l'arrivo dei vaccini, e queste sono anche le prime immagini della sala dove in questo momento si stanno effettuando le vaccinazioni. Vediamo l'assessore Riccardi, vediamo il personale che sarà sottoposto alla vaccinazione e che contemporaneamente appunto dovrà anche vaccinare, in questo caso possiamo dire davvero i colleghi, perché come sappiamo in questa prima fase, in questa prima giornata saranno sottoposti alla vaccinazione principalmente medici, quindi personale sanitario. La prima ad essere vaccinata sarà la dottoressa goriziana Ariella Breda, medico del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, che il 29 febbraio dello scorso anno scoprì il primo caso di coronavirus nella nostra regione. Eccola qua, stiamo vedendo proprio le immagini di Ariella Breda, che è stata sottoposta alla vaccinazione pochi minuti fa. Lo ricordiamo, è passato quasi un anno da quel 29 febbraio, quando fu scoperto il primo caso di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, un cinquantenne della provincia di Gorizia che aveva contratto il virus all'ospedale di Treviso, dove era andato a visitare un parente. Tra i primi 5 operatori sanitari cui sarà inoculato il vaccino anche il dottor Carlo Tascini, 57 anni, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ancora il presidente dell'ordine degli psicologi Roberto Calvani, il presidente dell'ordine degli infermieri del Friuli Venezia Giulia Luciano Clarizia. Tra poco sentiremo anche loro, tra poco ci collegheremo anche con Monica Nardini, che sta seguendo per noi in diretta proprio nella sede della Protezione Civile di Palmanova questa giornata importante, mentre abbiamo visto appunto la vaccinazione. Adesso io direi di andare a sentire proprio le parole del governatore, del vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, assessore regionale alla salute, intervistato proprio poco fa da Monica Nardini a Palmanova. Riccardi, che ci spiega un po' anche come avverrà questa vaccinazione. Allora andiamo a sentire subito l'intervista. Tutto come da protocollo, abbiamo visto l'aeronautica che arrivava dall'aerobase di Rivolto, qui naturalmente c'è la sorveglianza dell'arma dei carabinieri, quindi siamo da questo punto di vista tranquilli. Adesso, come vedete, tutti i professionisti, gli infermieri sono già all'opera, stanno verificando le procedure. Vedete il dottor Chitero che si stanno organizzando e niente, andremo avanti tutta la giornata e vedremo, come abbiamo detto, volti noti e anche volti meno noti, al pari tutti quanti importanti per il lavoro che fanno. E che noi dobbiamo ringraziare. Ringraziando i sanitari, dobbiamo ringraziare anche la Protezione Civile, che avete visto ha allestito tutta la logistica, sta coordinando tutte le operazioni anche all'esterno dell'area, che non è un'operazione banale. E tra l'altro siamo ospitati in questa struttura che vede questi due pilastri dell'amministrazione regionale affrontare questa giornata. Poi naturalmente cercheremo di affrontare anche tutte le altre giornate, che sono sicuramente altrettanto, forse addirittura più impegnative. Dopo 21 giorni chi è stato vaccinato oggi dovrà fare il richiamo, però è ovvio che noi adesso, oggi sarà una giornata di lavoro per quelli che stanno qui, sarà una giornata di lavoro per quelli che stanno nelle stanze a fianco, perché dovremo capire, avere la formalizzazione della consegna della seconda parte dei vaccini, della terza e della quarta, per poi organizzare e attivare tutte le agende per tutto il personale, tutti coloro che sono stati individuati dalla gestione commissariale come priorità di vaccinazione. Ma la nostra forbice sta tra il 28 e il 4, quindi adesso aspettiamo, dobbiamo avere la formalizzazione in giornata di quale sarà il giorno nel quale arriveranno e dove le distribuiremo e come ci organizzeremo per
per partire in attesa che poi, come insomma, era in programmi, la gestione commissariale ci metta a disposizione anche il personale, perché in questo momento noi stiamo lavorando con del personale nostro, il personale della sanità regionale ovviamente nel momento in cui si dedica a questo dovrebbe lasciar perdere altre cose che sono altrettanto importanti. Io ho visto tante divisioni, ho ascoltato tante cose anche qui da noi, ma ho imparato una cosa che pensavo di non poter riuscire a fare mai, cioè quello di evitare di rispondere per sprecare delle energie, perché è meglio dedicare queste energie alle cose che ci sono da fare, che sono tante. Anche lei dal punto di vista umano, quanto è emozionato oggi, quanto la tocca appunto una situazione, minuti come questi? Beh, sicuramente è un risultato importante, tutti quanti ci credevamo, il merito va a tutti coloro che hanno dato il contributo per riuscire ad arrivare a questo risultato, compresi tutti quelli che oggi lavoreranno e quelli che hanno deciso di farsi vaccinare, dimostrando all'opinione pubblica quando sia importante farlo. Poi emozionarsi, ci si emoziona, ma insomma, bisogna ritornare, sono attimi che durano poco perché il lavoro deve andare avanti, bisogna mantenere equilibrio, buon senso, lucidità, perché il contagio ancora c'è, non è che con questa giornata lo sconfiggeremo, non lo sconfiggeremo con qualche settimana, il lavoro è ancora lungo e tutti quanti dobbiamo dare il nostro contributo per riuscire a vincere questa battaglia. Sicuramente la maggiore diffusione per riuscire a raggiungere questa immunità è l'obiettivo, naturalmente ci vorrà del tempo, quindi da questo non dimentichiamoci che i comportamenti diventano importanti. Ricordiamo quando sarà avviata, si spera, la vaccinazione di massa, almeno sul territorio regionale, secondo le stime attuali. Ma non abbiamo delle indicazioni particolari. Noi adesso il primo obiettivo sono questi primi 50.000 vaccini e naturalmente li gestiremo con case di riposo, personale sanitario e sociosanitario, di tutte le componenti che compongono il mondo della salute, sia pubblica che privata, perché è questo che definisce anche i professionisti, anche i liberi professionisti. Questa è una indicazione che ci arriva direttamente dal gestore commissariale, non la applichiamo. Queste dunque le parole dell'assessore regionale alla salute Riccardi questa mattina prima dell'avvio delle vaccinazioni. Abbiamo visto nelle immagini anche l'arrivo di queste dosi di vaccino scortate dalle forze dell'ordine, e adesso siamo in grado di collegarci proprio con la nostra inviata, con Monica Nardini, che sta seguendo per noi questa mattinata di vaccinazioni nella sede della Protezione Civile regionale. Monica, buongiorno, a te la linea. Buongiorno a tutti voi, i nostri telespettatori. Stiamo seguendo questo evento storico, importante ovviamente anche per noi operatori dell'informazione. Abbiamo visto anche dentro, appunto nella sala ottagonale dove stanno venendo le vaccinazioni, il volto anche emozionato ovviamente di tutti gli operatori sanitari che stanno contribuendo veramente a questa giornata eccezionale. Dunque, ci sono stati i primissimi vaccinati, come ho detto sono arrivati, e avete detto nella mattinata alle 8 le prime 265 dosi del vaccino di Pfizer-BioNTech. La primissima a essere vaccinata è stata dunque la dottoressa Ariella Breda, che è stata la prima a febbraio scorso a diagnosticare il primo caso di infezione da SARS-CoV-2 sul territorio regionale, questo nell'Isontino. È stata vaccinata lei per secondo, poi è stato vaccinato il dottor Tommaso Pellis, direttore dell'anestesia e rianimazione all'ospedale di Pordenone, e poi ancora terzo Carlo Tascini, il responsabile della clinica malattie infettive presso l'ospedale di Udine, ma ci sono tanti altri ovviamente rappresentanti del mondo sanitario, del personale socio-sanitario, e anche saranno vaccinati i rappresentanti del personale ovviamente delle strutture per anziani. Tra i vaccinati ci sono anche per esempio Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei Medici Provinciali di Pordenone, poi Roberto Calvani, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, e anche Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine degli Infermieri del Friuli Venezia Giulia. Questo per ovviamente ricoprire, dare ovviamente
simbolicamente un vaccino ai rappresentanti di tutti i vari settori così importanti e che sono stati operativi ovviamente in questa emergenza pandemica. Noi tra poco rientreremo proprio per raccogliere le testimonianze dei primissimi vaccinati. Angela, intanto vi salutiamo con le parole del dottor Michele Chittaro, che è responsabile proprio per questo programma, piano di redistribuzione dei vaccini anti-Covid qua sul territorio regionale. Ora sentiamo che cosa ci ha detto e poi di nuovo a voi la linea. Dottor Chittaro, quindi mancano pochissimi minuti e inizierà anche qui in Friuli Venezia Giulia la campagna vaccinazione. Oggi è un giorno simbolico, sì. Però vuol dire molto. Sì, finalmente abbiamo il vaccino anche noi, lo aspettavamo da tempo e siamo contenti di partire. Oggi è il primo giorno, quindi oggi avremo gli operatori sanitari che saranno i primi vaccinati di questa fase, ma diciamo che successivamente partirà la campagna. I vaccinati, 265 vaccinati oggi, dovranno avere una seconda dose somministrata. Dose 21 giorni e verranno vaccinati nelle sedi di provenienza, avranno la seconda dose, in quanto insomma si dice che la copertura è garantita dopo una settimana dalla seconda dose. Su quanto potrà durare la copertura? Ancora, ovviamente non ci sono certezze. Si sa chiaramente, e diciamo che ci sono fatti degli studi proprio per capire quale sarà la durata, insomma, della copertura vaccinale. Sicuramente sappiamo che è efficace, perché si dice che più del nostro studio, diciamo, di missione in commercio, sembra efficace il 95%. Tutti coloro che saranno vaccinati oggi saranno tenuti in osservazione per una mezz'oretta, corretto? Le norme dicono un quarto d'ora, se qualcuno ha qualche problema magari precedente lo terremo qualche minuto in più. E si guarda già la prossima settimana all'arrivo probabile di altre 10.000 dosi, poi sì, ne seguiranno altre. Quindi ci saranno delle consegne, adesso inizieranno delle consegne periodiche da parte della ditta. Comunque la prima fase quindi comunque sarà destinata a tutti gli operatori sanitari, sia che lavorano negli ospedali che sul territorio, ma anche privati, e agli ospiti delle case di riposo. Case di riposo, la vaccinazione quando inizierà? Inizierà anche loro appena avremo il vaccino. Chiaramente la procedura andando nelle case di riposo sarà un po' più complessa, però diciamo che andrà di pari passo la vaccinazione. Fuori dalle case di riposo ovviamente oggi siamo in protezione civile, ma per questo giorno simbolico invece le vaccinazioni saranno prossime avverranno altrove. Saranno fatti i prelievo degli ospedali. Quelli che sono i centri prelievo di mattina diventano di pomeriggio centri di vaccinazione. Emozionato anche lei oggi? È una bella giornata, c'è una bella giornata. Qual è l'appello che si sente di lanciare alla vaccinazione anche in vista della copertura necessaria ovviamente per l'immunità di gregge? Adesso è chiaro, spero che questo vaccino lo aspettiamo in tanti, quindi io spero veramente che ci sia la massima partecipazione della gente a questa campagna vaccinale. Chi dovesse avere ancora timori, visto che è un vaccino che è stato ovviamente concretizzato molto velocemente, cosa se la sente di dire? Che non possiamo pensare a quanto siamo stati nel passato, perché sicuramente le risorse, la spinta a trovare un vaccino, ma anche le capacità tecnologiche di adesso, sono anni ormai che non si fanno vaccini, sono sicuramente diverse. Quindi non possiamo pensare che i tempi di preparazione sarebbero stati lunghi come per le altre case. Un appello importante quindi alla vaccinazione, quello che è stato lanciato dal dottor Chittaro, che si occupa appunto di coordinare la campagna di vaccinazione contro il coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Tra le persone che oggi si sono sottoposte, si sottoporranno a questa prima vaccinazione, anche il presidente dell'Ordine degli Infermieri del Friuli Venezia Giulia, Luciano Clarizia. Ieri lo abbiamo sentito alla vigilia, diciamo così, di questa importante vaccinazione. Andiamo a sentire anche le sue parole. Sì, tanta attesa, tanta emozione, non le nego che anche stanotte ci ho dormito poco, perché è come, mi crede, è come, io lo descrivo come per un bambino l'arrivo di Babbo Natale. Per fortuna è un grande regalo questo, e ho la fortuna di essere fra i primi ad essere vaccinato. Sono contento perché, oltre chiaramente a dare l'esempio a tutti i colleghi e ai cittadini per far appunto comprendere l'importanza di questo vaccino, l'importanza di vaccinarsi, è proprio l'inizio della fine di un incubo, e questo è quello che veramente mi sta rendendo contento, fiero di quello che sto facendo. Domani vado con tutta la tranquillità del mondo a Palmanova, andrò a fare questo vaccino convinto di quello che faccio e sicuro che sarò uno degli apripista e convinto di essere seguito da tutti i colleghi e anche dai cittadini. Io proprio mi onoro anche di rappresentare 10.000 infermieri in questa regione, e il messaggio che voglio far passare proprio attraverso anche questo mio esempio è quello proprio veramente di far sì che tutti i colleghi, in particolare chi lavora in prima fila, immediatamente si sottopongano appena
vengono chiamati alla vaccinazione. Mi raccomando anche per i cittadini, quando sarete chiamati non tiratevi indietro, non ci sono problemi, abbiamo studiato tranquillamente quello che il vaccino fa, quindi è un vaccino sicuro, è un vaccino che come tutti gli altri vaccini, è vero, qualcuno si preoccupa, dice, ma è stato fatto veramente in pochissimo tempo, siamo sicuri che funziona? Sì, perché è stato investito tantissimo, hanno lavorato tantissimi ricercatori, a cui va il grazie di tutti noi operatori sanitari in primis, perché siamo effettivamente, come dire, coinvolti proprio di prima persona, perché lavorando in questi servizi, in questi reparti, in prima linea, abbiamo purtroppo avuto tanti colleghi che sono ammalati, ancora continuano ad ammalarsi, e anche colleghi che purtroppo sono morti per poter chiaramente assistere chi aveva bisogno di essere supportato durante questa maledetta pandemia. Quindi questo vaccino è una manna dal cielo, io sono veramente felice, lo ripeto, lo vivo come un bambino in attesa del Natale, qualcosa di eccezionale per me. Tecnicamente vi hanno spiegato un po' come funzionerà la procedura? Sì, mi hanno inviato un questionario, chiaramente che poi anche che vale appunto per la privacy, anche per una liberatoria, quella classica viene fatta, insomma, ogni volta che ci si sottopone a qualche intervento, piccolo o importante che sia. Chiaramente sono segnalati quelle che possono essere le banali controindicazioni che vengono segnalate per questo vaccino, ma sono le classiche, poi tutti i vaccini stagionali. E poi un po' come avverrà, chiaramente bisogna essere in questo momento sani, non avere febbre, tosse, influenza, quindi domani saremo lì, andremo singolarmente, non in gruppi, proprio per evitare anche un assembramento, quindi alle 9, come correttamente detto, si parte. Io sarò fra i primi sicuramente, visto l'orario in cui sono stato convocato, e quindi diciamo finalmente si è arrivato a questo vaccino. Poi ci sarà una seconda dose che sarà iniettata dopo circa 21 giorni e dopo questa seconda dose c'è la copertura totale, quindi a tutti gli effetti potremo dire insomma di essere immuni dal coronavirus. Lei una volta vaccinato poi dovrà vaccinare anche altre persone così come i suoi tanti colleghi. Ecco, su questa seconda fase vi hanno comunicato ulteriori novità? Sì, le confermo. Effettivamente noi siamo coinvolti come infermieri appunto nelle vaccinazioni, anche perché servirà effettivamente un buon numero di vaccinatori per far sì che tutta la popolazione poi man mano sia vaccinata. Da quello che mi risulta, dal giorno 4 incominceremo almeno nella realtà pordenonese. So che insomma, ci si sta organizzando in un padiglione dell'ospedale che sarà proprio effettivamente preso come riferimento per far appunto arrivare tutti i vari colleghi, quindi un primo step dove avremo tutti i colleghi che sono coinvolti in prima linea, poi gli altri colleghi che lavorano negli altri servizi e reparti, e man mano poi partiremo con la parte relativa alle case di riposo, gli anziani e anche chiaramente soprattutto i colleghi che lavorano con questi pazienti fragili appunto alle case di riposo. E si spera, insomma, credo che in pochi mesi riuscire anche a coprire una buona parte del Friuli Venezia Giulia. Queste dunque le parole del Presidente dell'Ordine degli Infermieri del Friuli Venezia Giulia, Luciano Clarizia, che avevamo sentito nella giornata di ieri, alla vigilia della vaccinazione. Vedremo poi se riusciremo a sentirlo anche al termine della vaccinazione di questa mattina. Intanto, poco fa, Monica Nardini è riuscita a intervistare Carlo Tascini, il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, che come vi abbiamo anticipato prima è stato uno dei primi a sottoporsi alla vaccinazione assieme alla dottoressa Breda. Allora andiamo a sentire proprio le parole di Tascini, che nei giorni scorsi avevamo sentito più volte proprio in diretta dall'ospedale di Udine per cercare di raccontare un po' anche come gli ospedali stanno vivendo questa emergenza e che oggi sentiamo dopo la vaccinazione. L'intervista di Monica Nardini. Purtroppo vedendo i malati di polmonite che sono tanti e sono gravi, il vaccino è uno degli strumenti che ci permette di uscire dalla pandemia. Ovviamente sono ancora difficile stimare quando si avranno anche dei risultati rispetto a queste vaccinazioni nella lotta alla pandemia. Cosa se la sente di dire in tal senso? Ah, mi sento di dire che in base alla disponibilità dei vaccini, alle categorie che saranno individuate,
La vaccinazione dovrà essere fatta perché ci permette di aumentare l'immunità della popolazione, la famosa immunità di gregge, che potrà permettere di ridurre il numero dei malati, la pressione sugli ospedali e quindi anche una ripresa della vita normale. Ci sono coloro che temono questo vaccino proprio perché è stato concretizzato in pochi mesi. Ma guardi, il numero delle persone che sono state vaccinate nella fase di studio sono le stesse che vengono studiate per altri vaccini. In un periodo però di 6 mesi invece che di 5-6 anni, il numero è lo stesso. Noi abbiamo un numero di persone che vengono vaccinate per ogni tipo di vaccino, poi dopo viene messo sul mercato. Questo è il numero dei vaccinati prima dell'immissione al mercato, è stato sui 40.000, che è un numero adeguato per vedere eventi avversi frequenti. È ovvio che poi cose rare possono capitare, come per tutti i vaccini, ma anche come per tutte le patologie, ma anche per altre cose. Quindi io mi sento di dare un messaggio rassicurante e di fidarsi sulle autorità regolatorie perché stanno facendo il loro lavoro, se voi pensate, no, avrebbero anche ridotto di molto i tempi, invece i tempi sono stati giusti, diciamo, secondo la sperimentazione classica. Certo. Anche lei dunque è stato tenuto in osservazione una 15 minuti, tutto bene, quindi se la vediamo uscire. Io così non ho sentito niente, a dire la verità, quindi sto bene. Sarà a sua volta chiamato tra 3 settimane per fare la seconda dose? Sì, questo tipo di vaccino, questo della Pfizer che ci viene somministrato, ha bisogno di una dose di richiamo a 3 settimane, quindi sicuramente sì. Quando inizierà la protezione, diciamo così, in maniera molto semplice? Ma la protezione vera inizia dopo la seconda dose, quindi intanto il sistema immunitario viene cimentato contro la proteina spike, quindi un po' di cautela nelle prime 2 settimane, poi ci dovrebbe essere la protezione. Questo avviene anche per il vaccino antinfluenzale e altri vaccini, nelle prime settimane la risposta immunitaria ancora è scarsa. Come abbiamo sentito anche dalle parole di Tascini, il vaccino è sicuramente importante per cercare di fermare questa pandemia, ma il risultato non sarà immediato e in questi ultimi giorni continuano ad esserci numeri importanti sia per quanto riguarda i nuovi contagi sia per quanto riguarda le vittime. Allora, come sempre, andiamo a ricapitolare la situazione e andiamo a vedere gli ultimi dati che ci arrivano dal Friuli Venezia Giulia e poi anche dall'Italia. Questa è la consueta tabella che ci racconta i dati principali del bollettino quotidiano della Protezione Civile, che nel giorno di Natale ha visto 233 nuovi positivi, a fronte però di un numero decisamente basso di tamponi, poco meno di 2000, 1961. Negli ultimi giorni eravamo abituati a numeri ben diversi, con più di 10.000 tamponi al giorno. Il rapporto tra positivi e totale dei tamponi effettuati torna a salire, siamo all'11,8%, e tornano a salire anche i numeri dei pazienti ricoverati in ospedale. 56 si trovano in terapia intensiva, 2 in più, 587 sono ricoverati invece negli altri reparti degli ospedali regionali, 15 in più in un solo giorno. In aumento anche le persone in isolamento, 11.482, e poi vediamo il totale delle vittime, 1.549, 15 quelle registrate nell'ultimo giorno. A livello nazionale, invece, i nuovi positivi, secondo il Ministero della Salute, nel giorno di Natale sono stati 10.000.
407. 261 le vittime. Il numero dei tamponi effettuati 81.285, con un indice di positività che sale al 12,8%. A livello nazionale vediamo una leggera diminuzione dei pazienti in terapia intensiva, due in meno, sono 2.582, 98 in meno invece i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali, per un totale di 23.304. In tutto il mondo il numero dei contagi da Covid-19 ha superato gli 80 milioni, questo secondo i dati della Johns Hopkins University, con 1.750.000 morti. Il paese più colpito rimane quello degli Stati Uniti, con quasi 19 milioni di casi e 331.000 vittime. Come abbiamo detto all'inizio, questa campagna di vaccinazioni contro il coronavirus inizia oggi in tutta Europa e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha scritto in un tweet: stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile. Le giornate europee della vaccinazione sono un toccante momento di unità. La vaccinazione è la chiave per uscire dalla pandemia. Queste le parole di von der Leyen, andiamo a sentirle. Rientriamo un attimo, andiamo a sistemare l'audio che era un pochino troppo basso, non riuscivamo a sentire bene e nel frattempo andiamo a vedere un altro contributo, quello del professor Giacca, ricercatore per tanti anni a capo dell'ICGEB di Trieste, che adesso si trova a Londra, o meglio lavora al King's College di Londra, proprio nell'ambito delle ricerche sul coronavirus. Lo avevamo sentito nei giorni scorsi per parlare della nuova variante al Covid-19, la cosiddetta variante inglese, che negli ultimi giorni abbiamo scoperto che si trova già anche in Italia, sono stati trovati diversi casi e abbiamo approfittato della sua esperienza, della sua conoscenza per parlare anche della vaccinazione contro il coronavirus e per cercare di capire se queste mutazioni del virus, queste mutazioni del SARS-CoV-2 possono inficiare l'efficacia dei vaccini. Non è così, fortunatamente, ma andiamo a sentire proprio le parole e anche la spiegazione precisa e chiara del professor Giacca, intervistato da Francesco Pezzella. Il dubbio che sta sorgendo in parecchie persone è che i vaccini che sono stati messi a punto siano a questo punto inefficaci perché è subentrata questa variazione. Possiamo chiarire se è così, se è una paura ingiustificata? Allora, tutti i vaccini sono basati su questa proteina di superficie del virus che si chiama Spike. Questa proteina Spike è fatta da circa 700 mattoncini, quelli che in biologia si chiamano gli amminoacidi, e quando viene iniettata in un paziente a scopo di vaccino o anche nell'infezione naturale, l'organismo reagisce contro tutte le diverse possibili posizioni di questa grandissima proteina, producendo anticorpi e stimolando la risposta immunitaria. Allora, il fatto che ci sia una singola mutazione di questa proteina, che è quella che così rende il virus facilita l'applicazione del virus, che è quella di questo ceppo mutante, e che questa mutazione inattivi completamente la funzione dei vaccini nel proteggere dall'infezione, è estremamente improbabile, cioè sarebbe biologicamente una sorpresa inspiegabile.
e quindi nel senso che, voglio dire, ci saranno centinaia o più di anticorpi prodotti dal vaccino, e anche se uno di questi non funzionasse perché ha come bersaglio proprio quell'aminoacido che è mutato, tutti gli altri coprono tranquillamente Volevo fare un parallelo con il vaccino antinfluenzale, se è pertinente, perché anche in quel caso sappiamo che c'è il vaccino che viene individuato il ceppo, si fa il vaccino su quel ceppo, poi ci sono i virus parainfluenzali. Ecco, i virus parainfluenzali sono delle variazioni in questo caso o sono dei virus a sé stanti? Perché le faccio questa domanda? Perché potrebbe, per esempio, succedere che ci vacciniamo e magari per un certo tipo di variazioni da Covid-19 ne venga fuori un'altra per la quale non siamo coperti, come avviene esattamente per l'influenza? Allora, dunque, virus dell'influenza e virus parainfluenzali sono completamente diversi e quindi non c'è nessun tipo di immunità, come si dice, crociata, sono due specie di virus diversi. Più pertinente è l'osservazione che se noi ci vacciniamo contro un ceppo di virus dell'influenza, magari quella che viene nella stagione successiva è diversa, ma lì la situazione è molto diversa perché la diversità non è fatta dalla presenza di mutazioni, ma c'è proprio un cambiamento completo della sequenza delle proteine. Il virus dell'influenza ha un meccanismo di replicazione diverso, per cui proprio riassembla dei genomi diversi. Quindi il virus di ogni stagione è molto diverso da quello della stagione differente. Quindi ci stiamo parlando di un singolo aminoacido su 700 di una proteina. E quindi diciamo non c'è paragone che regga. Sarebbe come pensare che se ci vacciniamo contro la poliomielite, se c'è una piccola variazione nella poliomielite, non siamo più protetti. In realtà non è così. Le piccole variazioni non fanno cambiare la potenza della Sì, vaccinazione. è importante chiarire per chi ci sta ascoltando il comportamento del vaccino antinfluenzale, quando a volte si dice mi sono vaccinato ma ho beccato comunque l'influenza, è un altro discorso perché si tratta di un'altra influenza, Completamente un altro evidentemente. Si tratta di completamente un'altra influenza e di un altro virus. In questo caso parliamo di una mutazione di un virus che però è sempre quello. Dunque, dal punto di vista del vaccino non ci sono assolutamente problemi. Queste dunque le parole, la spiegazione del professor Giacca. Adesso andiamo a sentire anche le parole della Presidente della Commissione von der Leyen che appunto celebra in qualche modo questo V-Day. We are starting to turn the page on a difficult year. Today is delivery day, and tomorrow vaccination against COVID-19 is beginning across the European Union. The vaccine is made available at the same time to all EU countries, and people will start taking the vaccine in Athens, in Rome, in Helsinki, in Sofia, you just name it. Our European vaccination days are a touching moment of unity and a European success story. Very soon we will have more vaccines once they are proven to be safe and effective. And the European Union has secured enough doses of vaccines for our whole population of 450 million people. But we also secured vaccines for neighbors like Iceland or Norway. Vaccination will help to get us our normal lives back gradually. Once enough people have been vaccinated, we can start traveling, meeting our friends and family again, and have normal holidays, which we all long for. But until then, we have to continue being careful. We need to protect ourselves and our loved ones from the virus. Let's stay safe together. Let's make 2021 our year of European recovery and hope. Queste le parole di Ursula von der Leyen e anche Locatelli oggi ha sottolineato proprio il fatto che oggi è una giornata storica, ma dobbiamo continuare ancora di più forse a rispettare le misure per fermare
la diffusione di questo virus come abbiamo fatto fino ad oggi. Siamo sul sito del TGCOM 24 e vediamo appunto proprio le parole di Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che dice: uno storico Vax Day, ma dovremo tenere le mascherine fino all'estate, il 27 dicembre è una giornata storica, ma sarà necessario mantenere le misure di precauzione e distanziamento. Vaccineremo il 70% degli italiani entro la fine dell'estate. L'obiettivo è 140.000 vaccinazioni al giorno. Il Vax Day va salutato come una sorta di progressivo recupero di una immunità diffusa che ci permetterà di riprendere le nostre attività ordinarie. E poi vediamo anche le parole di Arcuri, che dice e sottolinea che per l'immunità di gregge serve che si vaccini l'80% degli italiani. Aggiunge: dobbiamo rimanere cauti, pazienti e responsabili, la battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c'è finalmente un vaccino. Per quanto mi riguarda, ha detto Arcuri, mi vaccinerò quando toccherà a me, penso di non aver diritto a nessun privilegio, ha detto il commissario per l'emergenza Arcuri. E poi appunto vediamo i vaccini in tutta Europa, una curiosità: il primo a vaccinarsi in Europa è stato il premier ceco Andrej Babis, tra i primissimi a ricevere il vaccino contro il Covid in Europa nel Vax Day. Queste le ultime ora che troviamo sul sito del TGCOM 24, che riporta in primo piano ancora le immagini delle prime somministrazioni allo Spallanzani. E noi vi abbiamo mostrato prima le immagini delle prime vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia, nella sede della Protezione Civile di Palmanova. Allora ritorniamo da Monica Nardini per gli ultimi aggiornamenti. A te, Monica. Le vaccinazioni, noi proprio pochi minuti fa siamo riusciti ad avvicinare dunque la prima dottoressa vaccinata simbolicamente sul territorio del Friuli Venezia Giulia, la dottoressa Ariella Breda del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, colei che per prima appunto diagnosticò sul territorio regionale il caso di positività al SARS-CoV-2. Allora vi lasciamo le sue parole, anche alla sua emozione, alla sua testimonianza, anche alla sua esserci proprio per dare sostegno a questa campagna vaccinale. Sentiamo cosa ci ha detto e poi Angela, di nuovo a voi la linea. Dottoressa Ariella Breda, dunque a lei il primo vaccino in assoluto somministrato qua in Friuli Venezia Giulia, un messaggio molto importante che anche lei ha desiderato lanciare alla popolazione, non solo. Certo, sono contenta di essere stata la prima, nel senso che mi fa piacere poter essere un esempio e dare appunto con i fatti l'esempio e il coraggio, insomma, il messaggio che questa deve essere vissuta come una grande opportunità e non come una paura, insomma. Come riguarda lei a quella fine febbraio in cui diagnosticò il primo caso di infezione dal SARS-CoV-2 nel territorio? Questo era appunto una persona di Gorizia, un uomo di Gorizia. Sì, sì. Ma ricordo una grande frenesia, cioè non, come ho già detto in un'altra occasione, in quel momento non c'era proprio il tempo per pensare a quello che stava succedendo, era una cosa veramente più grande di noi e ricordo una grande frenesia e soprattutto un grande stimolo da parte mia e anche da parte di tutti i miei colleghi a darsi da fare, a collaborare, collaborare tutti insieme, insomma, ecco, cioè abbiamo lavorato veramente in sinergia con tantissimi colleghi ed era un momento di grande frenesia. Continua a essere un momento di grande frenesia anche oggi. Dottoressa, lei come guarda l'ormai prossimo 2021 sul fronte proprio di questa lotta alla pandemia? Ma speriamo di continuare a lavorare come abbiamo lavorato fino adesso
in sinergia, torno a dire, tutti quanti assieme, e guardare alla vaccinazione come un'opportunità per svoltare e andare avanti. Anche lei è stata tenuta in osservazione una quindicina di minuti all'incirca, sì. Quindi sta bene, tutto sì, bene? Sto bene, adesso vado a casa e posso dire che sto bene. Grazie. Queste dunque le parole della dottoressa Breda, quasi un anno fa, appunto il primo caso di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, era il 29 febbraio. In quest'ultimo servizio che chiude questa nostra lunga diretta, tra poco saremo di nuovo live alle 10 per l'edizione classica del nostro TG, vi proponiamo un servizio curato dall'agenzia ANSA che riassume quest'anno di coronavirus, un anno che ci ha portato dall'individuazione appunto del virus a Wuhan in Cina a un vaccino in tempi davvero record. Il servizio. È passato meno di un anno tra l'inizio ufficiale dell'epidemia di SARS-CoV-2 e il VaxDay europeo, domenica 27 dicembre, quando si è iniziato a inoculare i primi vaccini. Il primo focolaio del nuovo coronavirus è stato segnalato dalla Cina all'Organizzazione Mondiale della Sanità il 31 dicembre dello scorso anno, mentre la sequenza genetica del virus, indispensabile per poter progettare i sieri, è stata resa pubblica per la prima volta il 10 gennaio scorso. Ecco le principali tappe dell'epidemia. Il 14 gennaio il virus, fino a quel momento segnalato solo in Cina, viene isolato per la prima volta in un altro paese, la Thailandia, e pochi giorni dopo in Giappone e Corea del Sud. Lo sbarco ufficiale in Europa avviene invece il 24 gennaio in Francia e il 28 in Germania, mentre in Italia i primi due casi, una coppia cinese, sono diagnosticati il 31 gennaio, il giorno dopo la dichiarazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che la pandemia è un'emergenza di salute pubblica internazionale. Bisognerà aspettare il 20 febbraio per scovare il primo caso autoctono del virus, un uomo di 38 anni di Codogno, ricoverato per una polmonite. Il 25 marzo tutti i paesi europei e 150 paesi nel mondo hanno almeno un caso, mentre il 3 aprile si supera il milione di casi nel mondo, che saranno 10 milioni il 29 giugno. E con questo servizio noi chiudiamo questa nostra lunga diretta, durante la quale vi abbiamo raccontato e mostrato queste prime vaccinazioni contro il coronavirus in Friuli Venezia Giulia, immagini che chissà, forse rimarranno nella storia. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi alle 10 saremo nuovamente live con il nostro primo TG di giornata. A più tardi, a tra poco.